una grande domanda a cui è stata data una grande risposta, anzi gigantesca. Potremmo riassumere così l'essenza del gigante di ferro, un colosso animato nato da un dilemma esistenziale. E se un'arma avesse un'anima? Un quesito dietro il quale si nascondono due lutti, un dubbio nel quale la vita interroga la morte. Il tutto raccontato da uno dei film animati più belli della storia del cinema. Eppure, prima di sorridere, il nostro gigante di ferro aveva uno sguardo spento e malinconico, la faccia triste di chi non era stato compreso. Sì, perché per quanto possa sembrare assurdo, lo splendido film di Brad Bird all'epoca della sua uscita fu un cocente flop al botteghino. Costato la bellezza di 80 milioni di dollari, il film ne incassò soltanto 30. Un mistero che ha delle spiegazioni ben precise. Motivi che vi racconteremo nel dettaglio nel nuovo episodio di Incompresi, la nostra rubrica di mini documentari dedicata ai film più sfortunati della settima arte. E allora, mentre ci prepariamo tutti a essere chi scegliamo di essere, mettiamoci comodi sulla spalla del gigante per guardare dall'alto tutta la bellezza del gigante di ferro. Dicono che il dolore sia un'ottima fonte di ispirazione, una dimensione intima in cui molti artisti trovano la spinta per lenire le proprie ferite, sublimare il lutto e rispondere alla morte dando vita a cose belle. È quello che è successo ben due volte con la storia del gigante di ferro. Ma andiamo con ordine. È il 1968 quando lo scrittore Ted Hughes dà alla luce il romanzo L'uomo di ferro. Si tratta di un racconto di fantascienza per ragazzi, dedicato a un misterioso uomo di ferro che piomba dal nulla in una località agricola. Qui, grazie a un ragazzino di nome Hogarth, si integrerà nella comunità, tanto da allearsi con gli umani contro una minaccia aliena. Hughes scrive tutto questo dopo aver perso sua moglie, la poetessa Sylvia Plath, e decide di dedicare il libro ai suoi tre figli per confortarli dopo la morte della loro mamma. L'autore poi ammetterà che la stesura del romanzo ha aiutato in primis lui stesso a superare quella perdita. Anni più tardi, una copia dell'Uomo di Ferro arriva tra le mani di Brad Bird. Tra le pagine di quel racconto, il futuro regista dell'incredibile di Ratatouille avverte qualcosa. Una connessione con la sua vita, con la sua esperienza, con il suo dolore. Pochi anni prima di leggere quel libro, sua sorella, Susan Bird, era stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco sparato dal marito. Anni dopo, lo stesso Brad Bird ammise di essere rimasto affascinato dall'aspetto quasi curativo di quella storia. «Mi attraeva perché non ero ancora riuscito a scendere a patti con la morte di mia sorella», disse anni dopo. E da lì ecco spuntare la fatidica domanda alla base del gigante di ferro. E se un'arma avesse un'anima? E ovviamente dare forma a una risposta così complessa non poteva essere certo una passeggiata. Per raccontare la storia del gigante di ferro bisogna prima soffermarsi sulla storia di Brad Bird, un regista davvero incredibile, secondo noi mai abbastanza celebrato dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Parliamo di una persona con una passione maniacale per il cinema, che inizia a disegnare già a 3 anni con una costanza insolita per un bambino così piccolo. Il fatto curioso, poi, è uno. Quel bimbo prodigio non si limita a fare disegni casuali, ma crea piccoli racconti sequenziali, come se i suoi fossero una specie di storyboard embrionali. Basti pensare che quando da bambino gli chiesero cosa gli sarebbe piaciuto fare se i film non esistessero, lui rispose «Allora i film li invento io». La sua voglia di fare lo farà arrivare in Disney molto presto, da ragazzo, al fianco di nuove leve talentuose e irrequiete come il suo amico Tim Burton. Lì lavora a film sfortunati come Red e Toby, Nemici e Amici, e si accorge presto che la vecchia guardia disneyana degli animatori limita la meritocrazia e soprattutto la libertà creativa. Allergico a questa rigidità, Bird si lamenta di continuo e così viene licenziato dalla Disney. Dopo vari progetti ambiziosi come un film animato tratto dallo splendido fumetto The Spirit, che non vedrà mai la luce, Bird trova libero sfogo in TV, lavorando a 8 stagioni dei Simpson. E qui, oltre a prendersi il merito di aver introdotto l'amatissimo personaggio di Krusty il Clown, Bird assapora il piacere del lavorare in libertà, senza alcun compromesso. Ed è per questo che per il grande salto sul grande schermo, lo studio di animazione in cui lavorare non poteva essere certo né la Disney né la DreamWorks, ma una realtà minore, dove avere totale indipendenza. Quello studio coincide con Warner Animation Group, che nella seconda metà degli anni 90 era considerato il terzo incomodo schiacciato dai due colossi. Era questo il posto giusto in cui poter costruire, bullone dopo bullone, il suo gigante di ferro. Il gigante di ferro era già nei progetti della Warner prima che il timone passasse tra le mani di Bird.
Nella sua fase embrionale, il film sarebbe dovuto essere un musical impreziosito dalle canzoni di Pete Townshend, oltre che una trasposizione piuttosto fedele del libro di Hughes. Quando il progetto passa nelle mani di Bird, il regista lo stravolge totalmente. Niente canzoni, nessun live action, ma un film animato in tecnica mista, con animazione tradizionale e CGI che convivono sullo schermo. Una CGI, però, inserita non per moda, come molti facevano all'epoca per rincorrere il modello vincente Pixar, ma con una precisa visione artistica. Il gigante di ferro, in fondo, era l'elemento straniante del film, la presenza aliena, mostruosa, diversa, e per questo doveva essere diverso anche a livello di tecnica animata. E così fu. Bird capì subito che la base da cui partire era il gigante stesso, ovvero il simbolo dell'opera. E così, per il fondamentale studio del design del personaggio, si affidò a un veterano come Joe Johnston, regista di Jumanji e in futuro anche del primo Capitan America. Il character design del gigante di ferro è ancora oggi una perla assoluta di sintesi, proporzioni ed espressività. Johnston, infatti, partì dall'aspetto fisico di Braccio di Ferro, di cui riprese gli avambracci sproporzionati e il mento prominente, per poi stilizzare il tutto. Il risultato, come detto, è un personaggio stupendo. Capace di veicolare emozioni quasi senza parlare, e infatti nel film proferirà soltanto 53 parole, di esprimersi soltanto con le movenze del volto e del corpo, che ci raccontano tutto di lui, dall'impaccio iniziale alla meraviglia. L'altra idea geniale di Bird fu la scelta dell'ambientazione e del periodo storico, anche queste fondamentali e significative nell'economia del racconto. L'America di provincia degli anni 50, anzi del 1957, l'anno di nascita di Bird, era perfetta per mettere in scena una comunità chiusa, isolata e per questo facile preda della paura e dell'isteria collettiva. La guerra fredda e il deterrente nucleare davano forma alla mentalità paranoica di quegli Stati Uniti, incarnati a meraviglia dall'antagonista Kent. Totalmente fuori di testa e ossessionato dall'esigenza di trovare un nemico a tutti i costi. Tutte splendide premesse che però non salvarono il gigante di ferro da un cocente e inaspettato flop al botteghino. È un caldissimo 6 agosto del 1999 quando il gigante di ferro arriva nelle sale americane. E fin qui niente di strano, visto che tradizionalmente negli Stati Uniti la finestra di uscita estiva è molto amata dal pubblico, a differenza di quello che succede qui da noi in Italia. Però nessuno poteva immaginare che un bambino che vedeva la gente morta avrebbe rovinato tutto. Infatti, il clamoroso successo del Sesto Senso catalizzò totalmente l'attenzione del pubblico, togliendo spazio mediatico al nostro gigante. Questa però è solo una delle ragioni dietro il flop del film e nemmeno la più importante. In realtà, il vero grande problema del Gigante di Ferro è stata la sua promozione fallimentare. La campagna di marketing, infatti, fu un disastro su tutta la linea. Ancora scottata dall'insuccesso commerciale della Spada Magica alla ricerca di Camelot, la Warner investì pochi soldi e li investì anche male. La campagna promozionale si mosse in ritardo, troppo a ridosso dell'uscita del film, sfornando poster dal sapore troppo vintage che spacciavano il film come una vecchia pellicola degli anni 50 e quindi senza alcun mordente o appeal commerciale su un pubblico giovane, oltre a colpevoli trailer molto stranianti in cui musica metal e battutine comiche non rendevano giustizia al tono del film. Senza dimenticare un altro aspetto importante, ovvero che all'epoca eravamo ancora dentro il rinascimento Disney, chiuso proprio da Tarzan nel 1999. Un periodo in cui, per il grande pubblico, spesso film animato faceva rima solo e soltanto con Walt Disney. Eppure, sotto traccia, tra recensioni piene di entusiasmo e pochi spettatori ammaliati dal Gigante di Ferro, la scintilla d'amore verso questo film si era accesa. Insomma, il Gigante di Ferro è il tipico cult che ha solo avuto bisogno di tempo per essere capito, apprezzato e celebrato quale il grande capolavoro che è. E per fortuna oggi il film è amatissimo da tantissime persone. Va detto però che se la campagna pre-lancio fu un disastro, la seconda vita del Gigante di Ferro sul piccolo schermo è stata piena di buone intuizioni. In America, infatti, comprando un biglietto per l'attesissimo Pokémon il film, Mewtwo colpisce ancora, gli spettatori ricevevano uno sconto di $2 sull'acquisto di una copia home video del Gigante di Ferro. A questo poi bisogna aggiungere una marea di passaggi televisivi piazzati in momenti cruciali, come il Natale, il giorno del ringraziamento e il giorno dell'indipendenza. In quei fatidici giorni il Gigante di Ferro riuscì ad abbracciare finalmente le famiglie, gli adulti e i bambini che non hanno potuto apprezzarlo in sala.
E da lì in avanti è partita una specie di valanga di amore che ancora oggi non vuole proprio saperne di fermarsi, come dimostrano gli appassionati omaggi di Spielberg in Ready Player One e quello imminente di Space Jam New Legends. In tantissimi, infatti, col passare degli anni hanno riscoperto il tatto, la morale gentile e lo splendido messaggio di umanità nascosto nell'amicizia tra Hogarth e il gigante. La storia di un bambino curioso, indomito, senza i pregiudizi e gli schemi mentali di un mondo adulto impaurito dal diverso. Un bambino la cui mente era stata aperta anche dalle sue passioni da nerd ante litteram, con i fumetti di Superman a ispirarlo. Senza mai fare la morale, il Gigante di Ferro è davvero una piccola grande lezione di empatia e di autodeterminazione. Il commovente racconto di un ragazzino coraggioso che si specchia nella libertà creativa del suo autore. Quel Brad Bird che non voleva farsi imbrigliare da nessuno e voleva ragionare solo con la sua testa e con il suo cuore. E col tempo, un gigante lo è diventato davvero. E voi che ricordo avete del Gigante di Ferro? Siete stati fra i pochi fortunati che l'hanno visto al cinema o anche voi lo avete riscoperto col tempo? Fateci sapere la vostra nei commenti.